Mirata per farsi largo tra la clientela più giovane e appassionata, la GLA 45 MG racchiude in una sola vettura le peculiarità di un SUV compatto e di una comoda berlina dalle prestazioni mozzafiato. I suoi 360 cavalli, infatti, le permettono un'accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi e 8, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 orari. Interessante inoltre il consumo combinato di 7 litri e 6 per 100 km, che ben si sposa con la ricca dotazione di tecnologia, dal 4 cilindri turbo più potente del mondo alla trazione integrale AMG 4MATIC, il cambio a doppia frizione 7 marce AMG Speed Shift DCT e una serie di caratterizzazioni sportive a livello estetico. È la terza vettura della Stella a utilizzare il 4 cilindri 2 litri da 360 cavalli, dopo la A45 AMG e la CLA 45 AMG. Questa particolare versione, un po' esagerata, si distingue per il nuovo paraurti anteriore con grandi prese d'aria, splitter inferiore e mascherina con lama centrale sdoppiata, oltre ai fari Bixeno e alla scritta AMG. Le bandelle sottoporta in colore titanio fasciano la parte bassa della fiancata e si sposano con l'estrattore di coda nella stessa tinta, mentre i quattro terminali di scarico cromati e la scritta Turbo AMG sul parafango anteriore contribuiscono all'immagine sportiva. Adeguate perfettamente allo spirito sportivo di questa tedesca prestazionale, le ruote a 5 razze con pneumatici 235-45R19 che possono essere sostituite con le opzionali a 10 razze da 20 pollici in colore grigio titanio o nero opaco. Per chi volesse esagerare con lo stile, infine, sono sempre disponibili vari pacchetti a richiesta che includono elementi esterni in fibra di carbonio, alettone posteriore, cromature scure e pinze freno rosse. Anche l'abitacolo ha beneficiato delle modifiche di dettaglio tipiche del marchio AMG, a cominciare dai sedili sportivi con finitura in pelle e cuciture a contrasto rosse, proprio come le cinture di sicurezza, trattamento mutuato anche sul volante sportivo a tre razze e la strumentazione. Tornando un attimo sulle dotazioni tecnologiche, possiamo ricordare la trazione integrale permanente di nuovo tipo e la possibilità di regolare il sistema di controllo della stabilità nelle tre posizioni ESP On, Sport Handling Mode e ESP Off, per soddisfare le più diverse esigenze di guida. L'ESP Curve Dynamic Assist provvede infine a frenare leggermente la ruota posteriore interna alla curva per rendere ancora più precisa la traiettoria delle strade più tortuose. Poi non resta che guidarla, e non è emozione da poco.